Anche se da lavorare c'è sempre da lavorare, però ho visto una squadra viva, una squadra che è partita sotto con un regalo e mezzo, 2-0, e il rischio di prendere un'imbarcata, una serie di infilate c'era, mi siamo stati sempre in gara. Per quanto riguarda i gol subiti, avremmo subito 4 gol, però sono due palle inattive, una punizione, un calcio d'angolo e un regalo, un infortunio nostro, quindi penso che sì, sono tanti, però sono situazioni difficilmente migliorabili nel breve periodo, quindi sono contento, mi dispiace per la sconfitta, però penso che abbiamo fatto una buona gara. Ecco, come con la Caronnese, più che altro il problema è stato l'approccio, perché con la Caronnese addirittura 4 gol nel primo tempo, oggi fino al gol di Botturi è stata una partita molto difficile per noi. Sì, obiettivamente l'approccio, però quando hai fronte queste squadre qui ti vengono a prendere subito alte, hanno un grande impatto fisico, hanno grande qualità e quindi provano a metterci a schiacciarti già sotto, loro sono andati a prenderci altissimo ed è chiaro che questa cosa qui magari nell'impostazione da dietro ci ha un po' penalizzato, però sono convinto che abbiamo fatto una buona gara e non ci sono stati 4 gol di differenza tra noi loro assolutamente, quindi continuiamo a lavorare, prepariamoci la prossima partita perché possiamo dire la nostra. Ecco, la prossima partita è il derby con l'Arconatese in casa loro. Si augura una migliore condizione da parte, ad esempio, di Broggini, che oggi non l'ho visto al massimo, oppure cercherà qualche altra soluzione? Io penso che abbiamo 4 attaccanti di livello, oggi sono partiti Borgini e Chessa, sono subentrati Stronati e Romagnini nel reparto offensivo. Abbiamo tante alternative, sarà la settimana a dire chi si meriterà il posto, però per quanto riguarda i nostri 4 attaccanti sono molto soddisfatto sia della qualità che dell'atteggiamento che stanno avendo, quindi c'è solo da andare avanti a lavorare, sono convinto che faremo bene.